Una buona serata a tutti voi, nuovo appuntamento con la tribuna elettorale su Rete 8 in vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi. Come sapete in Abruzzo si vota in 71 comuni, ma insomma, tra questi ce ne sono alcuni davvero importanti. Uno di questi è certamente San Giovanni Teatino, quasi 14.000 abitanti, funziona in qualche modo di cerniera nella grande area metropolitana tra Pescara e Chieti. Nel suo territorio insistono infrastrutture importantissime, ad esempio l'aeroporto d'Abruzzo, insomma uno dei centri più importanti della nostra regione e dell'area metropolitana. Qui sono quattro i candidati a sindaco e ve li presento rapidamente. Sono Verino Caldarelli, la lista in suo appoggio, buonasera Verino, e la lista Una Nuova Mossa. E poi abbiamo Mario Cutrupi del Movimento 5 Stelle, un saluto anche a Mario Cutrupi. Abbiamo poi Efrem Martelli per la lista Ama e Vivi la tua città, ed ancora Giorgio Di Clemente per la lista Giorgio Sindaco. Buonasera a tutti voi, bentrovati. Allora, le regole sono chiare, interventi da 2 minuti e mezzo ciascuno, con un ordine prestabilito da un sorteggio prima di andare in onda con questa trasmissione. L'ordine è quello che vi ho indicato, quindi partiamo da Verino Caldarelli, sostenuto dalla lista Una Nuova Mossa. Verino Caldarelli, già sindaco per diversi mandati a San Giovanni Teatino, poi una lunga pausa. Che cosa l'ha spinto a riproporsi alla carica di sindaco di San Giovanni Teatino? Buonasera ai nostri telespettatori. Innanzitutto, la nostra lista, la Nuova Mossa e l'associazione che l'ha promossa hanno comuni radici che muovono da due situazioni particolari. La prima riguarda particolarmente il comportamento da me tenuto negli ultimi anni, ovvero quello di essere stato a disposizione dei miei amici ancora impegnati in amministrazione e di quelli che avevano intenzione di continuare ad essere impegnati sulla scena politica locale. Un atteggiamento di disponibilità che, nel rispetto dei valori che hanno ispirato la Costituzione nel 2004 del Movimento Insieme, mi ha consentito e ha assicurato a questi amici la mia piena disponibilità a qualsiasi tipo di soluzione proposta. E si è andata avanti così fino a circa un anno fa, quando alcuni di questi miei amici, per fortuna e per la verità solo due, mi hanno espresso la loro volontà di continuare a starci, ma questa volta di voler vincere. E secondo loro la ricetta sarebbe stata quella di fare l'alleanza con uno dei competitor qui presenti, l'attuale vice sindaco del Comune di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, proposta assolutamente per me irricevibile e per la quale ho cercato in ogni modo di oppormi, promettendo a quelli che la pensavano come me, minacciando a quelli che volevano farla a tutti i costi, che avrei tenuto distinte le mie responsabilità da questa scelta, arrivando a dire, con tutto il rispetto qui per il Movimento 5 Stelle rappresentato da Mario Cutrupi, che perché tutti sapessero che io non c'entravo nulla in quel tipo di scelta, avrei chiesto uno strapuntino a loro per poter così manifestare apertamente il mio dissenso. Il secondo motivo viene dai cittadini, prima decine, poi centinaia e poi centinaia ancora di cittadini che si sono rivolti alla mia persona, incontrandomi, venendo in studio, facendo visita a casa, dicendomi: Verino, sappiamo che non sei stato bene, adesso grazie anche alle nostre preghiere stai meglio,
puoi fare qualcosa, ti chiediamo di fare qualcosa per San Giovanni Teatino. In questo sta la mia scelta e magari questo discorso lo completo nel secondo intervento. Sì, grazie. Assolutamente sì. Devo sottolineare una cosa, Veneno Caldarelli, ma un po' tutti i candidati a San Giovanni Teatino hanno alle spalle una intensa attività politica e di impegno per il territorio. Prima mi sono scordato di dire, ovviamente, Efrem Martelli, già consigliere comunale, Giorgio Di Clemente, stato vice sindaco, ma anche Mario Cutrupi, che andremo ad ascoltare adesso, con il Movimento 5 Stelle, impegnato in una lunga attività sul territorio. In questo senso il Movimento 5 Stelle ci prova, abbiamo visto anche il sostegno di grossi personaggi del Movimento, da qui la decisione di scendere in campo in qualche modo, Mario. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto, anche per il Movimento 5 Stelle, anche per la mia persona, io sono probabilmente il più giovane e il meno addentro alle situazioni politiche rispetto a tutti gli altri. Ho 5 anni di mandato come opposizione alla precedente amministrazione Marinucci. È il motivo per il quale ci siamo candidati anche questa volta assieme a tutto il gruppo è praticamente quel cambio che vogliamo dare alla politica di San Giovanni Teatino, che fino ad oggi è stata sempre una contrapposizione tra una serie di persone che si spostavano da una parte a un'altra, creando delle maggioranze molto fluide che duravano il tempo di un'elezione. E il loro compito e il loro impegno era più che altro colpire le persone che in precedenza erano i nemici o gli amici, quindi facendo trasformare gli amici di un tempo in nemici attuali. Quello che vogliamo e che riteniamo sia giusto fare è una pace sociale, cioè noi vogliamo coinvolgere tutta la cittadinanza in quello che sarà l'amministrazione successiva, con dei tavoli tecnici che vedremo in futuro, vedremo nelle prossime domande, quindi l'attivazione di consulte che coinvolgano tutti i cittadini in quello che saranno le linee di indirizzo che l'amministrazione dovrà prendere e portare avanti. Quindi le priorità non saranno più dettate dagli amici o da interessi, diciamo, discutibili, ma saranno realmente portati agli interessi della città. Questa scelta è una maturazione fatta proprio in questi 5 anni, quando ci siamo visti e abbiamo avuto a che fare, quindi ci siamo scontrati con quelle che sono queste realtà che ho appena descritto e che secondo noi hanno minato la crescita e hanno deviato la giusta crescita del territorio, che, come diceva giustamente prima, ha un ruolo e deve rivestire un ruolo molto importante in quello che è l'area metropolitana. San Giovanni Teatino si trova in mezzo a due città, ma non deve essere schiacciato dalle due città, ha tutte le capacità per tirare fuori quello che serve e quindi per portare avanti un progetto che, ripeto, nelle domande successive andremo a sviscerare più precisamente. Per fare questo dobbiamo liberarlo dai vincoli delle battaglie, dai vincoli della guerriglia, dai vincoli che fino ad ora hanno stoppato tutto quanto. Ringrazio, ha risparmiato qualche secondo, se lo tiene per dopo, va benissimo così. Efrem Martelli, dicevamo, già consigliere comunale, la scelta di candidarsi a sindaco dove nasce, ricordiamo, sostenuto dalla lista Ama e Vivi la tua città. La scelta nasce dal fatto che, scusate la battuta, è ora che la vecchia politica di San Giovanni Teatino, dopo 40 anni di onorata carriera, vada a casa e si goda la pensione. Qui ci sono personaggi che hanno fatto la storia di San Giovanni Teatino in bene e in peggio, che da 40 anni, da 46 anni stanno lì. Noi invece vogliamo portare il cambiamento a San Giovanni Teatino, noi vogliamo portare una classe dirigente nuova, tant'è vero che questa lista parte dall'opposizione che è tutta riunita intorno alla mia figura, c'è Pino Costantini che rappresenta le liste civiche, Maria Elia Fratelli d'Italia, Cinzia Silvestri, il PD, tutti tranne Mario che ha fatto una scelta diversa, tutti pronti a far sì che la classe politica di San Giovanni Teatino cambi. Ci sono 13 persone completamente nuove, persone capaci, competenti. Pensi alle 6 donne che abbiamo messo in lista: un avvocato, una commercialista, una farmacista, una psicologa, una persona che ha lavorato in giurisprudenza e un'altra che si occupa di scuola, che sta nell'istituto comprensivo di San Giovanni Teatino. Noi vogliamo il cambiamento a San Giovanni Teatino, i cittadini ce lo chiedono e noi faremo di tutto per raggiungerlo. Il sottoscritto
parte questa battaglia già da 3 anni e mezzo fa, quando esce dalla maggioranza di Luciano Marinucci, in cui non ci si riconosce, va in opposizione, inizia le sue battaglie attraverso mozioni, interrogazioni, si aggiunge Marelia e man mano arrivano anche gli altri consigli di opposizione e abbiamo deciso finalmente di portare Aria Nuova a San Giovanni Teatino e il 3 e 4 ottobre dipenderà solo dai cittadini. Va bene, anche per Efrem Martelli qualche secondo risparmiato. Giorgio Di Clemente, vice sindaco uscente a San Giovanni Teatino, la scelta di candidarsi da dove nasce? Buonasera, la mia scelta, la mia volontà di candidarmi a sindaco viene fuori dall'esperienza che ho in corso, da quello che è stato e che è il mio percorso amministrativo, e ho pensato che fosse giunto in qualche modo il momento di avere questa soddisfazione, che senz'altro porterà soddisfazione anche al Paese. Faccio parte di un'amministrazione comunale giustamente oggi in carica, la mia candidatura è uscita in primis da un'associazione culturale Viviamo il Comune, che è nata ai primi di gennaio, da dove è uscito fuori questa volontà, questa spinta da parte loro di indicarmi come candidato sindaco per questa competizione elettorale e vedendo, sentendo diciamo, la mia voglia di fare, il mio voler fare, hanno in qualche modo portato avanti questa cosa e oggi ne sono più che convinto. Strada facendo il tutto si è girato intorno diciamo, a questa candidatura e tra i vari incontri così, tra amici e tra politici, politici e amici, quello che non mi risulta è l'incontro con la lista del dottor Caldarella. Personalmente non mi risultano intese o programmi o richieste di appoggio, questo solo per precisare, non che la cosa non si potesse fare, ma non è stato minimamente pensato, quindi ci tengo a precisarlo. Poi per quanto riguarda il resto, la volontà di dare qualcosa di mio, oltre a quello che ho dato, sono certo di avere una squadra veramente buona, una squadra di persone. In questi giorni sento molto parlare di laurea, io non sono laureato, la mia azione è sempre stata quella di essere sul campo, quella di aver rappresentato e di rappresentare una vita alquanto trasparente, una vita lavorativa di oltre 45 anni in un'azienda abbastanza di notevole importanza, dove ho ricoperto la carica di direttore commerciale, ripeto, per circa 45 anni, ne ho altrettanto di politica, ne ho altrettanto di famiglia onoratissima. Quindi credo di avere l'esperienza e le capacità per poter amministrare. Poi preciso, non ho io la laurea, ammiro e ringrazio i laureati diciamo, di San Giovanni Teatino e del mondo intero che ha avuto la possibilità o per condizione familiare o per volontà di studio essere laureata, ma non credo che sia indispensabile la laurea per amministrare, o meglio, sinceramente lo escludo. Però confermo e preciso che nella mia squadra dei laureati ne ho tanti. Basta guardarsi intorno, basta vedere chi sono e i cittadini ci conoscono tutti. Altra cosa, purtroppo il tempo, vabbè, andremo avanti dopo. Ci torniamo dopo, anche perché abbiamo tempo. Secondo giro di domande, cambia l'ordine, partiamo da Efrem Martelli. Si è parlato dunque di cambiamento radicale e l'attività amministrativa, oltre al cambiamento, da dove, in qualche modo, su quale perno si deve basare? Guardi, noi abbiamo iniziato a incontrarci a gennaio, abbiamo fatto svariati incontri con tanta gente, abbiamo messo in campo tantissime idee e ci siamo resi conto che le idee che stiamo portando avanti sono idee vincenti per San Giovanni Teatino. Abbiamo messo al centro del nostro progetto la cultura, l'istruzione, lo sport, perché crediamo che siano fondamentali per una società più equa, più solidale, più attrattiva e quindi abbiamo deciso di puntare molto su questi valori. Due sono le direttrici che ci siamo proposti di seguire, tendere la mano ai più deboli e indicare la direzione ai nostri figli, perché bisogna ricordarsi sempre che noi viviamo su questa terra, in una comunità e nessuno basta a se stesso. Ognuno di noi può essere in ogni momento colui che cade e la mano che si tende, colui che indica una direzione e il dito che glielo indica. È importante fare comunità e per fare comunità occorre stare insieme. E proprio per questo noi abbiamo fondato il nostro programma su questi valori, abbiamo deciso di mettere al centro lo sport e quindi abbiamo pensato di fare il primo palazzetto dello sport a San Giovanni Teatino
ringraziando la grande tradizione sportiva di San Giovanni Teatino, pallamano, pallanuoto, pallacanestro, quindi abbiamo deciso di fare questo primo grande investimento nella zona di Dragonara. Abbiamo deciso di riqualificare il bocciodromo comunale che dal 1985 si trova sul nostro territorio, perché riteniamo che una struttura così grande, 840 metri quadrati, possa dopo 35 anni cambiare destinazione d'uso ed essere il centro della vita associativa di San Giovanni Teatino, il centro di aggregazione sociale di questo posto. Le bocce andranno all'interno della città dello sport, lì dentro ci saranno compleanni dei nostri figli a prezzi modici, ci saranno i nostri anziani che balleranno, ci saranno presentazioni di libri, ci sarà tutto ciò che è necessario per fare comunità. Un'altra opera importante che riteniamo fondamentale nel nostro progetto è mettere al centro l'istruzione e proprio per questo abbiamo deciso nel nuovo palazzo di città che faremo a Piazza San Rocco, a completamento della piazza di Mario Botta, metteremo la prima scuola superiore di San Giovanni Teatino, perché una grande città cresce intorno all'istruzione, cresce intorno alla cultura. Un'altra opera fondamentale che noi riteniamo necessaria da fare è sicuramente qualificare finalmente il fiume. Il fiume è una risorsa incredibile che abbiamo sul nostro territorio e sino ad oggi le amministrazioni che si sono succedute non l'hanno mai sfruttato. Quindi sicuramente sarà al centro del nostro progetto e ne parleremo più tardi. Okay. Va benissimo, grazie. Veleno Caldarelli, parlando di programmi e degli elementi principali del programma, da dove riparte Veleno Caldarelli? Allora colgo l'occasione, visto che si chiama confronto quello che facciamo, è bene dire che capisco e capiamo tutti perché il nostro vice sindaco fa fatica a capire quello che uno dice, non ho mai detto, non ho mai pensato, non ho detto a nessuno di aver avuto mai contatti con la lista che lui stava formando. Tornando a quello che stavo dicendo prima, così mi riaggancio alla sua domanda, a quella pressante richiesta da parte dei cittadini, ho risposto non cercando, proponendomi come candidato sindaco per costruire una lista intorno a me, ma ho cercato di creare una discussione all'interno della società civile. La società civile si è interrogata per vedere cosa volesse e cosa si potesse fare, vista la situazione drammatica nella quale versa il Paese. Questa mia volontà ha creato un po' di movimento, tanto che dei giovani e meno giovani, personaggi tutti nuovi alla politica locale, a un certo punto in un fatidico sabato mattina, regalandomi questo paio di scarpe da tennis che da allora porto sempre ai miei piedi, mi hanno chiesto di correre con loro. Io mi sono dato un pochissimo tempo per rispondere a questa loro domanda e, pensando a un aforisma abbastanza famoso, il vecchio adagio che dice che i giovani corrono veloci, però gli anziani sanno dove mettere i piedi, ho risposto loro di sì, pensando che insieme avremmo fatto tanta strada, avremmo fatto grandi cose, quelle grandi cose che sono contenute nel nostro programma, un programma che purtroppo per noi ha dovuto muovere le sue prime mosse da quello che era già il programma del 2011, perché in questi 10 anni purtroppo abbiamo avuto un'amministrazione che non solo non ha fatto nulla, ma ha lavorato solamente per sfasciare quel poco che c'era. E allora quindi il ripristino di quelle condizioni che avevano fatto di San Giovanni Teatino un comune di eccellenza, che avevano determinato in quel decennio 2001-2011 una crescita demografica, mi riallaccio a quello che dicevi in ordine alla entità demografica del nostro comune, un aumento del 30% di popolazione in quegli anni, testimonianza assoluta della qualità della vita che aveva raggiunto San Giovanni Teatino. Quindi, partendo da quel programma, i ragazzi, questi giovani, si sono messi al lavoro, hanno rielaborato questo programma, lo hanno portato nelle piazze, ne hanno discusso, hanno avuto critiche e suggerimenti, per cui è venuto fuori il programma che avremo modo di illustrare ancora nel prosieguo della trasmissione. Grazie. Assolutamente sì. Allora, Giorgio Di Clemente, tocca a lei. Immagino da vice sindaco uscente si proseguirà nel lavoro che ha svolto Luciano Marinucci o ci saranno comunque così, dei cambiamenti e delle modifiche? Cambiamenti ci saranno dove bisogna cambiare, credo poco, pochissimo, ma se si ritiene opportuno, valutando il percorso che andremo ad affrontare,
se ci sarà qualcosa da cambiare, io non ho mai detto che sono quello che non accetta confronti, che non accetta colloqui, anzi, ho sempre ascoltato i cittadini, mi sono sempre confrontato con loro e sono pronto, se c'è da cambiare, quello, diciamo, di modificare qualcosa, ma sono certo che abbiamo fatto tanto, anche se può sembrare poco, ma eventualmente, o meglio, andando avanti spiegheremo quello che è stato fatto e quello che abbiamo dovuto riparare del non fatto o fatto male. Quindi dicevo, il tutto si può modificare, ma è molto importante andare avanti. Noi abbiamo un programma che invito veramente tutti gli ascoltatori, i concittadini a leggere, è facilissimo, oggi basta perdere quei 20 minuti che sono molto importanti perché possono veramente far capire quello che la lista Giorgio Sindaco vuole fare, quello che, per cui ci siamo proposti e giustamente, riconfermando quanto detto prima, continuare il percorso perché siamo contenti di quanto è stato fatto, ma ripeto, pronti a cambiare, ma sarà poco da cambiare. Invece sarà tanto da fare. Noi, in riferimento a quello che è il discorso ambiente di studio, ambiente scolastico, quelle che sono le infrastrutture, annuncio con gioia, tanti già lo sanno, ma credo che forse a qualcuno questa notizia manca, quindi ci tengo a confermare che noi abbiamo già iniziato un bel percorso con l'Università di Chieti per un campus universitario che verrà, mi auguro presto, perché ripeto, la zona è stata già ben diciamo accettata, proprio è stato ben apprezzato, avverrà nella zona oggi ex Fornace, nella parte della zona ex Fornace, dove non ci fermeremo lì, ma sarà una zona riqualificata, una zona che in qualche, sempre con l'accordo privato-pubblico, sempre rispettando le leggi come siamo abituati a fare, come d'altronde chiunque ministro deve fare, è quello di portare avanti questo bel progetto, un progetto che potrà forse far ridere, potrà sembrare un libro dei sogni, ma non lo è. Oltre a questo, per quanto riguarda lo sport, io riconfermo la continuazione dei lavori sull'impianto oggi bocciodromo, perché ci abbiamo speso dei giusti e doverosi investimenti. Quella struttura sarà completata, sarà giustamente messa a disposizione ancora meglio di come oggi. Voglio ricordare che una delle strutture per quanto riguarda il gioco di bocce tra i primi in Abruzzo, così dicono i tanti atleti che ci circolano intorno, recupereremo. Veniamo a Mario Cutrupi che ha parlato di tavoli tecnici, immaginiamo noi su vari ambiti rispetto insomma alle esigenze del territorio. Il nostro slogan è appunto non io tutti e questo rappresenta proprio parte proprio da quello che parlavo prima delle consulte. Le consulte saranno le consulte delle associazioni sportive, la consulta delle associazioni sociali, la consulta della cultura e dello spettacolo, la consulta dei cittadini e delle contrade e la consulta del piccolo commercio. Tutte queste consulte avranno degli incontri regolari presiedute e con la presenza dell'assessore competente, appunto indicheranno quelle che saranno le priorità da portare avanti. Ma noi come programma abbiamo già delle priorità che presenteremo e stiamo presentando ai cittadini. Primo tra tutti è la nascita della Cittadella della Cultura, dove un auditorium teatro multifunzionale, quindi multidisciplinare, permetterà di mettere veramente San Giovanni Teatino al centro della cultura dell'area metropolitana. Questo teatro, questa cittadella raccoglierà poi, avvicinerà a sé la Scuola Civica Musicale, che cambierà nome, diventerà Scuola Civica delle Arti e racchiuderà al suo interno tutte le arti. Sarà quindi, troverà il suo posto proprio nella Cittadella della Cultura. Assieme a questo, un'altra opera molto, molto importante è che darà a Dragonara, alla zona di Dragonara, una vista diversa. Dragonara ormai è diventata solo una strada. Noi costruiremo una piazza a Dragonara che permetterà alla cittadinanza di Dragonara di avere un luogo di aggregazione. In quella piazza ci sarà un ufficio postale, verranno trasferiti gli uffici della Polizia Municipale e gli uffici della partecipata e delle società partecipate. Questo ci permetterà di azzerare gli affitti, 120.000 euro l'anno che serviranno appunto a pagare il mutuo che faremo per realizzare tutte queste opere. Quindi ai cittadini tutte queste opere verranno
a costo zero. E queste opere daranno la possibilità di avere proprio una visione di San Giovanni Teatino, una potenzialità di San Giovanni Teatino molto diversa. Non sono le uniche che realizzeremo, ma sono le prime alle quali lavoreremo e lavoreremo con il supporto di tutti quei tavoli tecnici. Ci sono delle opere anche per le altre contrade. Nella zona delle Vasse ci saranno dei centri sportivi nuovi che poi descriverò in futuro. Perfetto, grazie Cutrupi. C'è una prima breve pausa pubblicitaria. Ripartiremo tra pochissimo con il terzo giro proprio da Cutrupi. A tra poco. Ed eccoci qui, seconda parte della nostra tribuna elettorale dedicata alle elezioni amministrative a San Giovanni Teatino il 3 e 4 ottobre prossimi. Abbiamo già aspettato due giri di domande, terzo giro, e ripartiamo proprio da Mario Cutrupi, candidato del Movimento 5 Stelle. Si parlava di impianti sportivi, magari vuole completare quel pensiero? Sì, certo, ci sono degli impianti sportivi che verranno, dicevo, posizionati nell'altra contrada, l'Ivas, cioè la zona dell'ippodromo. Lì ci sono degli impianti sportivi diversi, un bike park, un skate park e una struttura per la ginnastica di base, necessaria appunto a tutti gli sport. Questo darà uno stimolo diverso a quell'area, così come a San Giovanni Alta, dove storicizzeremo quello che è il borgo alla ricerca appunto di nuovi finanziamenti, e daremo a San Giovanni Alta uno stimolo diverso, così come altri borghi hanno avuto, quindi un tipo di commercio diverso. Su San Giovanni Alta istituiremo quella che è la nuova farmacia comunale, che legata alla città della salute, quindi alla casa della salute, darà un contributo enorme, una potenzialità enorme alla sanità di San Giovanni Teatino. Se vuole recuperare i minuti risparmiati prima, può anche sviluppare. Ok, quindi dicevo, la nostra, tutto questo programma nasce da 5 anni di presenza in Consiglio Comunale, dove abbiamo praticamente misurato e preso proprio le misure di tutto quello che stiamo affermando. Infatti, con gli incontri istituzionali che stiamo tenendo in questo periodo, stiamo verificando la possibilità di riacquisire dei soldi e delle risorse economiche che questa attuale amministrazione aveva perso. Parlo di quelle che sono i certificati bianchi, 2.700.000 euro che ci sono sfuggite di mano e che sembrava nessuno si fosse accorto, mentre io li ho trovati, ho preso degli accordi con il Ministero della Transizione Ecologica, con la quale ho avuto un contatto con la sottosegretaria qualche giorno fa proprio a San Giovanni Teatino, per cercare di rimettere in campo questi 2.700.000 euro fondamentali per la partenza di tutto quello che sono le potenzialità che ho appena descritto. Questi sono i primi, ma non sono gli ultimi. Ricordo a tutti che il Presidente Conte, che è venuto a San Giovanni Teatino e ha illustrato, dando a tutti la certezza che tutto il Movimento 5 Stelle di tutti i livelli, quindi parliamo regionale, nazionale e europeo, sono a fianco di quello che dovrà essere il primo comune a 5 Stelle d'Abruzzo. Perfetto, grazie Cutrupi. E veniamo a Giorgio Di Clemente. Si parlava di finanziamenti persi, recuperati. Qual è la situazione dell'amministrazione uscente da questo punto di vista? Qual è? L'amministrazione uscente orgogliosamente dice e conferma, non ha dubbi, che non potrà essere smentito assolutamente. Noi siamo stati e siamo una delle amministrazioni oggi più concrete avute in San Giovanni Teatino. Abbiamo intercettato tutti i finanziamenti possibili e immaginabili. Basta vedere le scuole. Le scuole messe in sicurezza con, giustamente, soldi non del cittadino, ma soldi dello Stato. Abbiamo messo in sicurezza tante scarpate che può sembrare inutile, diciamo, perché l'avete fatto? Sono opere che non si vedono, sono opere reali, sono opere che il territorio chiedeva e noi l'abbiamo realizzato. L'elenco si può anche fare, ma ripeto, basta girarsi intorno e quei pochi ma importanti cantieri sono visti. Cercheremo di fare altrettanto anche in futuro. Tra le prime cose è quello di
completare il percorso iniziato per avere uno studio, un ufficio, un responsabile che curi solo e esclusivamente per quanto riguarda tutto ciò che sono i finanziamenti esterni, europei e quant'altro. Ripeto, già ne abbiamo ricevute tantissime, ma cercheremo di non farne scappare nessuno. Per quanto riguarda il potenziamento degli uffici nel territorio, ben venga l'ufficio postale di Dragonara, come ben rimanga l'ufficio postale San Giovanni de Tino. Sono tra quelli che ha urlato veramente con forza, e oggi dico che sono stato ascoltato e mi auguro che la cosa vada avanti, per non far chiudere l'ufficio postale di San Giovanni Alta, perché purtroppo non dipende dal comune, da noi, aprire o chiudere gli uffici postali. Possiamo solo richiederli e loro valutano. Però mi auguro che questo avvenga in San Giovanni Alta, rimanga in Dragonara l'ufficio, così come la farmacia comunale, come la farmacia nuova, ma preciso anche qui che le farmacie sono già state designate sia a San Giovanni che a Dragonara, ma ad oggi purtroppo non c'è stato ancora chi di quelli a cui è stato assegnato che abbia avuto la forza o la volontà o il coraggio, non so come definirlo, per aprirlo. Io mi auguro che questo avvenga subito, perché è indispensabile avere il servizio vicino, specialmente per le persone, giustamente per i cittadini, che non hanno la possibilità di muoversi facilmente. Questo tra quelle che io mi auguro che venga in qualche modo realizzato. Poi ritorno sul programma, ci tengo a dire che il nostro programma si divide in tre fasi. La città sostenibile, la città per tutti, cioè la portata di tutti, e per terzo la città da vivere e da abitare, io aggiungo la città che dovrà sorridere e continuare a sorridere. Questo è lo slogan che abbiamo indicato, diciamo, e stiamo portando avanti nel nostro simbolo, la città che sorride. Poi dirò perché sorriderà. Perfetto. Allora, la volta di Verino Caldarelli, abbiamo ascoltato varie questioni, soprattutto ecco, anche rispetto alla varietà del territorio. Non c'è solo un centro storico a San Giovanni Tettino, tante contrade, un territorio molto variegato. Come distribuire l'attività amministrativa da questo punto di vista? L'attività amministrativa da distribuire è noto quello che noi vogliamo fare, perché prioritariamente dobbiamo ricreare quelle condizioni di grande efficienza ed eccellenza che avevamo. Da quello che ho ascoltato mi fa enormemente piacere che da più parti adesso si parli di cittadella dello sport, visto e considerato che già da tantissimi anni portiamo avanti quel progetto che è la fornace dell'arte e della cultura. Un progetto tanto bello che ha determinato anche la voglia da parte di un noto artista, un bravissimo cittadino di San Giovanni Tettino, scultore della pietra, di entrare nella nostra lista, quasi proprio come testimonial dell'attenzione che la nostra amministrazione ha nei confronti di questo argomento. Nell'ambito del programma che questi ragazzi hanno realizzato, rielaborato, confrontato con i cittadini, quindi pienamente partecipato, e che hanno presentato con questo pieghevole, con una mappa concettuale divisa in sette aree di intervento che vanno dalla equità, dall'efficienza, della forza, la sostenibilità, la ricchezza, la bellezza e il benessere. Mi vorrei soffermare soprattutto, visto che parliamo del territorio, delle contrade, che ci sono dei ritardi assurdi per quanto riguarda l'attenzione per l'ambiente. Ci sono degli elettrodotti, circa 15 km di elettrodotti, che già 10 anni fa dovevano essere sotterrati e che sono purtroppo tristemente ancora lì. Abbiamo una situazione di altissimo inquinamento da traffico e per questo avevamo trovato una soluzione che si trovava anche a un buon punto, che era il progetto della nuova Teatina, che qualcuno ha pensato bene di chiudere in un cassetto. Abbiamo i problemi del fiume, del recupero della sponda, ma abbiamo il problema ancora della rimozione, la messa in sicurezza e l'eliminazione dal territorio di tantissime coperture in amianto, primo fra tutti l'intervento sulla fonderia, che è un cancro al centro del paese, un cancro che noi vogliamo trasformare in risorsa. Siccome parliamo sempre di confronto, io non riesco a sottrarmi a quella che è la ragione di questo incontro.
non posso che sorridere quando sento dire che si è fatto molto per la scuola. L'edilizia scolastica nel nostro territorio è finito nel 2007, quando abbiamo inaugurato scuole e palestre in tutte e tre le contrade, quindi rispondo alla sua domanda. In questi 10 anni sono riusciti solamente a togliere degli spazi, ovvero trasformare una palestra, quella di Dragonaro, in chiesa. Efrem Martelli, tanti temi toccati dal suo punto di vista? Il mio punto di vista. Chiudiamo qui il terzo. Io sinceramente non voglio essere sempre il cattivo del gruppo, però sinceramente sento parlare di nuova Teatina, sento parlare di sottopasso sotto l'aeroporto, sento parlare di sottopasso anche da parte di Giorgio Clemente per portare le persone da Livasse al centro di San Giovanni Teatino. Opere irrealizzabili, opere non fattibili, lo sappiamo tutti. Da 20 anni questi personaggi dicono queste cose qua e poi naturalmente non le possono fare e non le fanno. Io vorrei aggiungere che Giorgio Di Clemente dovrebbe spiegare, come vice sindaco di questa amministrazione, perché ha venduto la farmacia, perché ha venduto il cimitero, perché ha fatto fallire la FB, perché ha cacciato l'associazione rugbistica dal campo numero 2, perché ha chiuso l'asilo comunale. Dopo aver spiegato questo, dovrebbe spiegarci, visto che l'unica cosa di cui parlano loro è il parco dei 120 alberi, inaugurato nel 2016, perché a oggi, dopo innumerevoli sollecitazioni da parte del sottoscritto, abbiamo solo un bagno chimico dopo 5 anni e per 4 anni non c'è stato. E dovrebbe anche spiegare ai cittadini di San Giovanni Teatino come mai, e lo dico e qui a fianco a me così me lo spiegherà, come è possibile in una città che cerca competenza, trasparenza, efficienza, nominare il datore di lavoro di un assessore a capo di una municipalizzata. Com'è possibile nominare un ex assessore del suo partito, del suo gruppo, come presidente della SGS quando erano presenti 24 curriculum, di cui 23 laureati con competenze specifiche, e l'unico non competente e non laureato, sapete qual è, chi era? Quello nominato. Allora, io quello che dico, poi ci meravigliamo se dopo la differenziata passa dal 65 al 60% e dopo dieci anni non abbiamo ancora la stazione ecologica, perché siamo arrivati dopo 10 anni che ancora non è stata inaugurata. Questa è la situazione di San Giovanni Teatino, queste sono le proposte che arrivano dalla vecchia politica che noi vogliamo mandare a casa. Si è fatto anche bene, non lo metto in dubbio, io sono stato anche assessore con Verino Caldarelli, anzi è stato il primo che ha creduto in me e mi ha nominato assessore, ma credo che ormai i progetti di questi personaggi sono antichi, anacronistici, è ora di cambiare strada. Quarto giro che inizia proprio, guarda caso, da Giorgio Di Clemente, che può eventualmente anche rispondere brevemente, perché poi comunque l'opportunità che vi diamo è di parlare soprattutto di quello che andrete a fare qualora veniate in qualche modo eletti. Di Clemente. Io mi scuso con i telespettatori se non riesco purtroppo a spiegare loro tutto il programma, ma l'invito, ripeto, è quello di cortesemente, vi prego, leggetelo e poi vi renderete conto di quello che vogliamo fare. Cercherò di spiegare quello che riuscirò in questi brevi minuti, ma non posso purtroppo fare a meno di spendere dei minuti preziosi per spiegare il programma, ma li devo spendere per rispondere al consigliere Martelli. Cominciamo dalla farmacia comunale. La farmacia comunale ha aperto il suo tempo, ha dato i suoi servizi, ma dobbiamo renderci conto che oggi, così come ieri, così come per sempre, cioè, il comune, l'ente, può reggere una struttura se riesce a dare il massimo e riesce almeno a dare a pareggio. Quando invece purtroppo la struttura, per i mille motivi, non dico gestionali, ma in generale, va a dare una perdita, purtroppo l'ente, come nel nostro caso, è costretto, volendo o non volendo, a toglierlo. Ma io dico ai cittadini, qual è lo svantaggio che avete trovato nel vedere oggi chiuso la struttura della farmacia comunale? Se qualcuno mi risponde qual è lo svantaggio, io chiederò scusa a questi concittadini, non ai politici, che i politici giustamente devono fare politica, e poi vedremo di recuperare se c'è stato lo svantaggio. Per quanto riguarda tutte le altre domande, ripeto, cercherò di
non perdere i minuti, ma parlavi della, scusa, non ho preso l'appunto, qual era il punto più importante? La norma di Faragalli. Faragalli è uno come tanti altri che ha esperienza, ha voglia di fare, ha avuto quell'incarico meritato, non perché sia più bravo di altri. Le amministrazioni fanno le loro scelte, è stato scelto Faragalli, ben venga un'altra scelta in futuro, ma mai pentirsi ciò che si fa, quindi ben venga Faragalli oggi, domani si vedrà. Per quanto riguarda lo sport, abbiamo dato e daremo tutto per lo sport. Stiamo incrementando quelle che è la cittadella dello sport, che abbiamo trovato giustamente molto utile, ma non per noi amministratori, ma per i cittadini. È una cittadella dove veramente c'è modo di fare di tutto quelle che è lo sport, anche se mancano ancora degli, diciamo, dei sport da inserirci, tipo quello che è un circuito per le piccole ma importanti bici, cose che avevamo pensato di fare in questi anni, non abbiamo fatto in tempo, non per volontà, ma per purtroppo economicità e altro, ma tra quelle cose da fare in quella struttura è anche questo. Così come abbiamo dovuto perdere purtroppo del bel tempo e tanti bei soldoni dei cittadini per riparare tanto di quanto fatto ma in mal modo nelle cittadelle. Ma ripeto, ci vorrebbero ore, non minuti. Mi dispiace non poter essere più chiaro. Grazie Di Clemente, ironia della sorte, la palla torna di nuovo a Efrem Martelli per questo inizio di quarto giro, quindi può in qualche modo replicare Di Clemente, ma soprattutto vi consiglio un po' a tutti anche di approfondire un po' guarda, i temi. Io replicare a Di Clemente non mi ha risposto, quindi è difficile replicare a chi non dammi mi ha risposto. Dammi qualche minuto in più, dammi i tuoi che ti rispondo. Va bene, va bene. Posso parlare? Sì. Allora, io invece vorrei tornare a parlare di programma. Il programma è al centro del nostro progetto. In questi giorni sto facendo tanta campagna elettorale, tanto porta a porta, e vorrei spiegare quali sono i punti più importanti del mio programma. Innanzitutto sicuramente la sicurezza. Tanti cittadini, quando vado in giro, nelle case, sotto la galleria, nelle strade, mi chiedono sicurezza, perché purtroppo San Giovanni Teatino non è più sicura. È tornata ad essere, negli ultimi 10 anni soprattutto, la periferia di Chieti e Pescara. Quindi dobbiamo intervenire immediatamente. Io ho una figlia di 11 anni e voglio che lei vada tranquillamente in giro, serenamente. Quindi le prime operazioni da fare sono, innanzitutto, bisogna aumentare il numero degli agenti di polizia locale. Non è possibile gestire un comando con 6 persone e 3 a tempo determinato, è impossibile. Perché in 10 anni non avete fatto nulla? Bisogna comprare un nuovo posto, un posto mobile della polizia locale, perché occorre portare sicurezza anche nelle periferie, a Livasse, a Fontechiaro, a Dragonara. Noi abbiamo messo lo slogan "le periferie al centro". Per la prima volta, lo voglio dire in televisione, San Giovanni Teatino avrà una candidata a Fontechiaro da Capo, che è una strada, un metà strada che porta a Francavilla, ma noi con questo gesto abbiamo voluto dare dignità anche alle periferie. Cosa dobbiamo fare ancora per la sicurezza? Sicuramente implementare il numero delle telecamere. Le telecamere sono fondamentali in tutte le aree più, dove c'è più gente, le piazze, piazza San Rocco, ancora di più, piazza del Municipio, piazza dei Berardini, piazza di San Giovanni Alte, il parco dei 120 Albi, il parco Baden Powell, il parco di Via Ciafarda. Occorre che ci siano le telecamere, perché occorre sicurezza. E poi dopodiché un'altra cosa che farò, anzi ne parlerò dopo, però questo è fondamentale perché quello non è sicurezza, ma lo voglio dire subito, eliminare tutti i semafori killer. Noi preferiamo fare 2 belle rotonde e non mettere le mani nelle tasche dei cittadini, quello che è accaduto in questi 10 anni da parte dell'amministrazione Marinucci. L'ultima cosa che vorrei fare per quanto riguarda la sicurezza, perché purtroppo forse mio padre sarebbe ancora qui, è installare all'interno del territorio, nei posti più importanti come le piazze e nei parchi, defibrillatori automatici da esterno, perché è necessario salvaguardare la vita dei cittadini. Grazie. Grazie Efrem Martelli. Veniamo dunque a Mario Cutrupi.
Io poi un giro lo vorrei dedicare alle infrastrutture, in qualche modo lo avete accennato, ma sarebbe da approfondire anche il tema, ad esempio, della ferrovia. Invece a Cotrupi, ecco, voglio chiedere rispetto ai vari ambiti e ai vari interventi, rispetto anche a quello che ha sentito, su quali in particolare puntare anche magari nei primi giorni di amministrazione qualora venisse eletto? Certo. Allora, di solito la domanda è i primi 100 giorni. I primi 100 giorni serviranno proprio a azzerare gli affitti che il comune paga per le sue strutture, quindi a trovare quei soldi che serviranno poi a costruire le opere. In più dobbiamo fare una cosa importantissima, una cosa per la quale mi sono battuto in questi 5 anni. Cercherò di evitare a tutti i costi la privatizzazione dei cimiteri. Ad oggi la privatizzazione dei cimiteri, che è partita dal 2013, quindi c'ha una lunga strada, sta per arrivare a conclusione. Quindi è chiaro che verranno analizzati tutti i passaggi amministrativi, tutto quello che è stato fatto per cercare quello che è possibile, quello che è fattibile per bloccare una cosa che farebbe diventare gli utenti clienti, il che è una cosa impensabile per quel tipo di servizio, perché le amministrazioni pubbliche hanno il dovere di fornire servizi ai cittadini, servizi qualificati e di giusto costo. Quindi perdere un servizio, come abbiamo perso il servizio della farmacia comunale, non è una cosa di cui andare fieri, ma è una cosa che indica l'incapacità di trovare le soluzioni adeguate per fornire quei servizi che servono alla cittadinanza. I servizi sono importanti, come appunto la farmacia comunale con il servizio di consegna delle medicine a domicilio, che legate al servizio sanitario, legato appunto alla Casa della Salute, darebbe una completezza di servizio appunto sanitario. Abbiamo tutti capito l'importanza della sanità pubblica per mezzo di quello che è stata l'epidemia che ci sta ancora coinvolgendo. Quindi sappiamo bene che cosa vuol dire avere un efficiente servizio sanitario all'interno del proprio comune. La Casa della Salute è l'unica cosa che possiamo fare come amministrazione comunale, perché la sanità è gestita a livello regionale. Quindi con la Casa della Salute possiamo entrare nel merito delle competenze regionali e dare ai cittadini un servizio che va dalle 8 di mattina alle 8 di sera, con servizi aggiuntivi di esami che possono fare in questa Casa della Salute. Quindi una rivoluzione per quello che è il nostro territorio. Le opere pubbliche, quindi, verranno successivamente alla possibilità di avere quei soldi senza pesare alle tasche della cittadinanza. Voglio aggiungere una cosa, recuperando quei secondi, certo, che avevo a disposizione. A San Giovanni Teatino trasferiremo alcuni servizi della SGT Multiservizi, quindi ci saranno delle persone che lavoreranno, e l'idea di togliere le telecamere che fanno le multe è una nostra volontà, però al momento ci sono dei contratti che durano ancora per anni, quindi questi contratti, finché dureranno, le spedizioni delle multe verranno fatte dal comune, quindi quei soldi serviranno al comune e serviranno alla multiservizi per rilanciarsi come servizi e come società partecipata. E siccome lo faremo a San Giovanni Teatino Alto, faremo crescere anche l'ufficio postale che sta lì, perché dovrà smistare tutte queste multe, tutte queste spedizioni che andranno in attesa di poter rimuovere le telecamere. Grazie a Cotrupi, Verino Caldarelli, anche rispetto a quello che abbiamo sentito. Il tema della farmacia ci sembra un tema molto caldo a San Giovanni Teatino, ma non solo, i servizi, la sicurezza. Ho sentito cose che sono musica per le mie orecchie, ho sentito parlare di sicurezza, e quando si parla di sicurezza penso che nel 2011, con molto meno personale a disposizione, assicuravamo questo servizio.
davamo questa tranquillità ai cittadini, arrivando addirittura ad avere un servizio notturno per così cercare di contrastare i furti nelle abitazioni, che durava fino alle 5 della mattina, che ha ottenuto grandissimi risultati. Sento parlare con piacere Casa della Salute, che è un'espressione che ho già usato ormai 10 anni fa nel programma amministrativo, ripetuto poi 5 anni dopo, perché noi nel 2011 avevamo un servizio sanitario che dava servizi totali ai cittadini e con una presenza di tutte le professioni, le varie specializzazioni sanitarie a disposizione dei nostri cittadini. Ho sentito parlare però in senso contrario, quasi di diffidenza, di sfiducia di alcune opere che noi ci impegniamo a fare, e questo mi dispiace perché non sono propositi, ma per alcuni di questi sono dei fatti. Mi riferisco all'attraversamento sotto l'aeroporto, che basta consultare gli atti ufficiali e non i programmi elettorali, è stato contenuto nella conferenza di servizi che intorno al 2006-2007 si è conclusa per l'allungamento della pista, con la condizione sine qua non di quella realizzazione progettata dall'ingegner Sante Di Giuseppe ed approvato e inserito nell'ambito di quella conferenza dei servizi. Poi qualcuno negli anni, nel decennio successivo, ha lavorato perché questo venisse eliminato. È una responsabilità di qualcuno, ma che anche questa sta scritto negli atti, e ovviamente su questo argomento noi riprenderemo da dove abbiamo lasciato. La nuova teatina è tutt'altro che irrealizzabile, aveva scontato già diversi passaggi istituzionali con province, regione e ministero, è un qualcosa che non costa neanche tantissimo alla società, è un progetto già pronto, tiene conto di tutti quelli che sono i fattori ambientali, e grazie a quelle che saranno le risorse del PNRR, che appunto per quanto riguarda la transizione ecologica metterà tanti soldi a disposizione, noi ci faremo trovare pronti con questo progetto. Mi dispiace perché avere sfiducia su quello che Verino Caldarelli promette, sapendo che sono il sindaco delle cose impossibili, e per questo vorrei ricordare un pastello fatto a San Giovanni Teatino nel 1989, avveniristico, un tunnel, una piazza al posto di un vuoto, una palestra e una scuola al posto di un vuoto, che sembrava avveniristico, nessuno ci credeva, e che nel giro di poco tempo quel disegno sembra la foto di quello che oggi c'è. E poi continueremo. Continueremo certamente, sono diversi gli spunti, il PNRR, ma anche le infrastrutture, temi che affronteremo tra poco con il quinto giro dopo una breve pausa pubblicitaria. Quinto giro per quanto riguarda questo appuntamento con la tribuna elettorale dedicata alle elezioni amministrative di San Giovanni Teatino. Allora riprendiamo da Verino Caldarelli. Dicevamo diversi spunti, infrastrutture, il piano nazionale di ripresa e resilienza per quanto riguarda la nostra nazione, la nostra regione, è una grandissima opportunità che ci è stata data dal grande dramma della pandemia, ma un'opportunità da cogliere anche per i piccoli centri, tra virgolette, come San Giovanni Teatino. Partiamo da qui, Verino. Sì, partiamo da qui perché ci sono tanti progetti che erano pronti già nel 2011, sono rimasti nel cassetto, e questo, come dicevo prima, il fattore tempo credo che sia molto importante. Farsi trovare pronti con questi progetti è un'opportunità da sviluppare in pieno. Perché? Perché progettare le cose di cui il Paese ha bisogno, anche quando il progettare può dare l'impressione che qualcuno sia visionario, ma quando il visionario poi riesce a metterle in pratica le cose, allora bisognerebbe prestare un attimino di attenzione e assicurare un po' di fiducia. La storia del Paese parla in questo senso, un cavalcavia fatto a confine con Fontanelle che quando è stato inaugurato è stato oggetto di derisione. Io vorrei chiedere non solo alla cittadinanza di San Giovanni Teatino, ma anche e soprattutto a quella di Pescara, Pescara Sud in particolare, cosa ne sarebbe stato di quel pezzo di territorio senza quel cavalcavia, con i noti problemi che i sottovie hanno
hanno determinato in questi anni. Oppure quell'area da sempre abbandonata, l'attuale zona PIP, che ha consentito un grandissimo sviluppo economico, un'azione di altissima ingegneria amministrativa che quando l'ho proposta sono stato preso per pazzo, ovvero fra virgolette, far finta di espropriare 16 ettari di terreno per poi ridarlo con le dovute riduzioni per quello che serviva dal punto di vista delle opere, della viabilità e delle urbanizzazioni ai legittimi proprietari. Il nuovo centro di San Buceto, un qualcosa che ha arricchito il patrimonio e le casse del comune di San Giovanni Teatino, ho sentito parlare prima del parco Baden-Powell, di una scuola, di una galleria Voitila, di un largo Voitila, di una piazza San Rocco e di un'area a disposizione della parrocchia stessa per realizzare il nuovo edificio di culto progettato dal maestro Botta, senza che tutto questo sia costato un solo euro per l'amministrazione, o ancora un qualcosa che nessuno nel passato aveva mai pensato di prevedere, non ho neanche i grandi urbanisti che sono stati pagati per questo, ovvero quello che è l'attuale nuovo ingresso al paese, la via Pertini, Piazza dei Popoli, non so quanti ricorderanno quel viottolo che girava intorno a quei due vecchi edifici che erano sede del consorzio industriale. Ecco perché ammonisco chi prima faceva delle critiche circa certe nostre promesse, certi nostri impegni, di avere fiducia, perché volere è potere. Grazie Caldarelli. Cotruppi, rispetto alla grande opportunità del PNRR. Il PNRR come Movimento 5 Stelle lo sentiamo proprio nostro. Infatti vorrei parlare un poco di ambiente e vorrei annunciare a tutti quanti che uno degli assessorati nuovi che verrà istituito dalla mia amministrazione sarà proprio quello della transizione ecologica. Infatti ci sarà a San Giovanni Teatino l'assessore mirato con il compito della transizione ecologica. Lui stimolerà e farà crescere quella che sarà la comunità energetica, una comunità energetica che porterà delle nuove risorse, soldi freschi per il comune senza bisogno di fare le multe. Infatti installando dei pannelli fotovoltaici sui tetti degli istituti scolastici o dei palazzi dell'amministrazione avremo dei ristori, dei soldi che il gestore dell'energia fornirà alle casse comunali, tantissimi soldi che serviranno poi a creare un circolo positivo per il cambiamento ecologico a San Giovanni Teatino. Installeremo su tutto il territorio delle centraline per la misurazione dell'aria, per la misurazione del rumore, per la misurazione quindi e per capire quello che succede all'interno del nostro territorio. Non è possibile che ci siano delle zone dove l'aria sia irrespirabile e non si riesca a capire da chi arrivi questo odore, oppure delle zone, parlo delle zone dove c'è la scuola Largo Voitila, dove ci sono delle fabbriche che provocano dei rumori incredibili e rendono la vita dei cittadini incredibilmente difficile e non si riesca a incidere su questo. Ho sentito con piacere che tutti parlano di fonderia. Ricordo che questa battaglia l'ho tirata io con tutto il mio gruppo all'inizio nel 2016, quando tutti ci dicevano che sbagliavamo, eppure il giudice alla fine ha detto che il sindaco e la ASL si è comportato in maniera inerte nei confronti della salute pubblica. Il sindaco avrebbe dovuto emettere un'ordinanza di bonifica, ma non lo ha fatto, anzi ha accusato me di provocare paure quando ho tirato fuori il problema. Sono contento se oggi l'amianto non è più sul tetto della ex fonderia. Quello che mi preoccupa è che l'amianto, tanto amianto, probabilmente è sui tetti di tante parti del territorio di San Giovanni Teatino e ancora ho sentito solo silenzio anche per questo argomento. Da parte mia non sarà così. Allora, Martelli, dalla provocazione di Caldarelli, volere e potere rispetto all'irrealizzabilità di determinate opere che lei paventava prima, anche guardi, in funzione io Verino, fondi, Verino è una persona che stimo tanto, mi ha iniziato la politica, però gli devo dire chiaramente che sono opere, a parte irrealizzabili, anche inutili.
perché noi dovremmo spendere i soldi che arrivano per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per fare un tunnel che in una zona piccolissima, un quartiere periferico di San Giovanni d'Aniene, vada al centro? Io sono stato alla Saga e mi hanno detto chiaramente che per motivi di sicurezza non è possibile. In Italia non esiste nessun tunnel sotto nessun aeroporto. Quando si parla di nuova Teatina, ma perché dobbiamo fare una nuova Teatina? Qual è lo scopo di questa nuova Teatina? E perché dobbiamo accollarci in un bilancio di 12 milioni di euro un'opera così grande, noi? No, è inutile, non serve. Anche il cavalcavia di cui ha parlato, io vorrei dire una cosa, ma Verino Caldarelli si è accorto che 6 mesi dopo l'inaugurazione del cavalcavia c'è stata l'apertura dell'uscita dell'asta attrezzata e tutti i mezzi pesanti prendono l'asta attrezzata un po' più avanti a Fontanelle? È un'opera che costava tantissimo al nostro territorio e non credo che abbia avuto tutto questo vantaggio, secondo il mio punto di vista. Però detto questo, e ripeto che il fumetto a cui si riferiva Verino Caldarelli del 1989, 32 anni fa, e nel passare di acqua sotto i ponti, e anche di gente che nel frattempo è andata a scuola, si è preparata ed è pronta ad affrontare l'amministrazione in maniera diversa. All'interno del mio gruppo ci sono persone che hanno una competenza superiore alla mia, che hanno hanno una visione diversa, e soprattutto sono molto più concreti di Verino Caldarelli, perché io credo che le cose più importanti siano l'eliminazione dell'autovelox, come ha detto anche Mario Cutrupi, ma anche se ci sono dei contratti in corso, noi sposteremo questi autovelox dove servono, a Fontechiaro da Capo, dove corrono come i matti, a Livasse, nella zona del fiume, a Dragonara, non nel centro abitato solo perché là passano più macchine e più persone possono prendere la multa. Non è possibile andare avanti così. Noi dovremo provvedere immediatamente alla manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sportivi. Lo sport, l'ho già detto, è al centro del nostro progetto. Noi dovremo bloccare la privatizzazione del cimitero. Queste sono le cose importanti che dobbiamo fare. Un'altra cosa che farò immediatamente, anzi ne ho fatto anche una rubrica quest'estate quando facevo già campagna elettorale. Ma è possibile che a San Giovanni d'Adino la piazza è buia, l'illuminazione è carente, le strade sono buie e la piazza San Rocco, la piazza bellissima di Robot, è completamente al buio. Dobbiamo rivedere l'illuminazione che purtroppo Giorgio Di Clemente aveva visto già solo 4 anni fa, ma in maniera pessima, devo dire. Giorgio Di Clemente, abbiamo toccato il tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Rispetto alla pioggia di fondi che arriveranno, immaginiamo anche su San Giovanni Teatino. Sì, è una buona opportunità, un'ottima opportunità, non ce la lasceremo sfuggire. Potrei parlare di tante opere, ma ripeto, per favore leggete il nostro opuscolo, perché devo rispondere a quanto mi si sta dicendo, devo in qualche modo far capire ai cari concittadini cosa abbiamo trovato 10 anni fa e cosa lasciamo oggi, perché volevo evitare questo paragone, questa non critica, ma evidenza reale dei fatti. Ma arrivato a questo punto, sì, le grandi opere fatte va bene, ma abbiamo anche trovato un grande, grosso buco nelle casse comunali. Noi nel 2010 abbiamo trovato un indebitamento di 24.437.981,94. Perde le opere, sì, fatte, opere oggi sfruttate la cittadinanza, opere che potevano essere fatte in modo diverso, perché, ripeto, abbiamo speso tanti di quei bei soldini dei cittadini nostri, tutti, per riparare quanto forse nella fretta di fare è stato fatto male, ma è inutile ripeterci. Oggi lasciamo, 2020, gli stessi mutui aperti per, ripeto, un lavoro molto accelerato, utile ma accelerato, a volte forse anche troppo, lasciamo le casse con 5.756.169,95 ancora di debiti. Questo vuol dire che abbiamo in questi 10 anni lavorato in modo concreto, in modo risparmioso e abbiamo pagato i 18.600 e passa che giustamente sono stati pagati. Questo vuol dire saper amministrare con coerenza, serietà e professionalità. Quello che ci abbiamo messo e che continueremo a metterci. Riguardo a quello poi che giustamente si dice i vigili, bene, i vigili sapete benissimo che c'è l'ennesimo concorso, ci saranno altri, dobbiamo potenziare, dobbiamo dare sicurezza, lo daremo, ma giustamente ad oggi le forze sono queste. Così come abbiamo avuto anche un calo per quanto riguarda le forze lavorative. Noi siamo entrati, erano i 48 i dipendenti, oggi siamo in 38, quindi 10 unità in meno. E dico grazie ai dipendenti tutti che si stanno veramente prodigando per portare avanti questa macchina amministrativa
abbastanza difficoltose da gestire, ma che gestiremo con tranquillità dando la nostra forza a loro. Quindi li ringrazio veramente. Altra cosa importante, oltre a quelli che sono stati, dicevo, queste somme che abbiamo giustamente pagato, abbiamo trovato tra le varie sorprese anche il taglio dei trasferimenti. Noi abbiamo avuto un taglio netto di trasferimenti dalle casse statali alle casse comunali e questo ci ha veramente bloccato su quelle che erano tante nostre iniziative. Abbiamo lavorato veramente col contagocce, ma ogni goccia è stata ben spesa. Abbiamo trovato tra le varie sorprese anche un altro rimborso che abbiamo dovuto giustamente dare, perché era così, quando un qualcosa non viene dato bisogna poi darlo. Noi abbiamo trovato un'altra sorpresa perché l'amministrazione Caldarelli, tra le varie cose per le opere fatte che ci ha lasciato anche un altro confettino di 831.800 euro indebitamente erogati negli anni 2010 per dei dipendenti che diciamo dalle altre amministrazioni sono venute da noi e poi giustamente dovendo rimborsare questi soldi all'ente della loro appartenenza non sono stati fatti, l'ha fatto la giunta Marinucci, la giunta di cui faccio ancora parte. Ci dobbiamo fermare. Purtroppo. Sì, forse è meglio. È meglio. Poi Caldarelli avrà modo di replicare, ma intanto dobbiamo tornare da Efrem Martelli. Rispetto anche ai temi toccati un po' da Di Clemente. Ma Di Clemente non tocca i temi, sta cercando di difendersi, ma non ci riesce, perché è evidente le carenze che ha avuto l'amministrazione Marinucci. Tant'è vero che io dopo un anno e mezzo di amministrazione Marinucci, visto quello che avevamo detto e visto quello che stavamo facendo, sono andato via, me ne sono andato in opposizione. Questa è la verità dei fatti. Io vorrei dire alcune cose importanti. Noi vogliamo fare un programma realizzabile, ma questo non significa che molti pensano che noi abbiamo detto cose che non si possono fare, ma in realtà non è così. Noi abbiamo proposto 4 opere fondamentali, una al centro del paese, che è la città, il palazzo di città, dove andremo a rimettere tutti gli affitti oggi presenti sul territorio. Volete sapere quanto paghiamo noi gli affitti a San Giovanni di Latino? 159.000 euro, di cui 30.000 euro li diamo alla famiglia di un assessore, non è una cosa etica. All'interno di questo palazzo riporteremo la scuola civica musicale e porteremo le sezioni distaccate di un liceo. Questa è la nostra prima opera pubblica. La seconda opera pubblica importante, ne abbiamo già parlato, nell'ambito dello sport, è il palazzetto dello sport a Dragonara, dove oggi è presente la scuola, di modo che non andremo anche neanche a intasare il traffico, perché si esce dall'asse attrezzato, si esce dall'autostrada, si passa dietro Ikea e si arriva direttamente al palazzetto dello sport. La terza opera pubblica importante e che andrà a dare una valenza incredibile alla parte alta del paese è il teatro all'aperto. Questo teatro all'aperto sotto i Calanchi servirà a fare tutta una serie di manifestazioni estive, soprattutto, sia teatrali che musicali, e darà lustro alla cultura e a San Giovanni di Latino. Io immagino già i sangiovannesi che d'estate salgono alla parte alta, si vedono la loro rappresentazione, vivono la serata a San Giovanni Alto e poi riscendono. Ma anche lì sarà pieno di attività ricettive, perché noi abbiamo una grande risorsa che è l'aeroporto, la gente dovrà arrivare a San Giovanni Tadina per nottare nella parte alta e dopodiché guardare la rappresentazione in questo teatro stupendo e poi andrà a visitare tutto l'Abruzzo. E l'ultima opera importante che noi vogliamo fare, già l'ho detto, è quella al Bocciolomo, che non servirà solo nella parte interna come luogo di aggregazione sociale, ma chi l'ha disegnato l'ha pensato come un grandissimo cinema all'aperto e dalla pista di pattinaggio tutta San Giovanni Teatino potrà vedere l'anno prossimo i mondiali di calcio, per vivere la comunità. Quello dobbiamo cercare di fare, tornare ad essere una comunità. Ultima cosa, è vero, io ho fatto parte dell'amministrazione Caldarelli, ho fatto l'assessore, abbiamo fatto tantissime opere, tutti insieme, ma è anche vero che abbiamo speso 32 milioni di euro di mutui che pagheremo fino al 2050 a 700 mila euro all'anno. Quando mia madre mi ha dato la casa, me l'ha comprata, non mi ha detto di pagarmela. Caldarelli è stato al centro di alcune provocazioni, a lei la possibilità in qualche modo di replicare e anche di rilanciare. A me non può che far piacere questo
dell'essere diventato obiettivo, perché questa campagna elettorale è cominciata in uno scontro diretto fra quelli che ritenevano essere i due competitor fra i quali la cittadinanza avrebbe dovuto scegliere il nuovo sindaco. Adesso gli attacchi si sono in qualche maniera un po' spostati nella nostra direzione, perché viva Dio, invece di guardare al loro interno e di pensare a dividersi quelle che saranno le future poltrone, hanno cominciato a parlare con i cittadini nei loro incontri, per fortuna con pochi cittadini, ma comunque quei pochi cittadini che hanno partecipato hanno cominciato a dare loro il senso di forse che c'è un terzo incomodo. Non so da dove cominciare, comincio dalla fine. Quando si parla di mutui si omette di considerare che tutto questo avviene nell'ambito di norme dettate dall'ordinamento che regola l'attività dei comuni e che quindi ci sono dei limiti entro i quali muoversi. C'è qualcuno che vuole dare alla cittadinanza servizi e spende. Ci sono altri che vogliono fare i taccagni e quindi mettono i cittadini nella condizione di non avere servizi. Se avesse avuto, voglio dire, prevalenza nel nostro comportamento questa seconda modalità di azione, e oggi non avremmo la cittadella dello sport, non avremmo la piscina, non avremmo tante di quelle bellissime, non avremmo le scuole, non avremmo i nostri ragazzi in sicurezza e cose di questo genere. Ho sentito parlare di onerosità della cavalcavia, è costato poco più di 100.000 euro perché ha partecipato anche il Comune di Pescara. Ho parlato di soldi sprecati per il sottopasso, erano a totale carico del Ministero dell'Interno, ma il mio modo di fare, lo sanno benissimo che io cerco di ottenere e far pagare agli altri e quindi tutelare gli interessi e le casse del nostro Comune. Mi si chiede a che cosa serve la nuova teatina, a me fa specie sentire a che serve spendere anche, torno un attimo indietro, ricollegare una parte così trascurata del nostro territorio, le VAS per dirla nel nostro dialetto, va bene che sono stati separati così in maniera traumatica dal resto del territorio, mi sembra una mancanza di rispetto per quelle persone che vivono questo grandissimo disagio. A che cosa serve la nuova teatina? Serve a rendere pulita l'aria San Giovanni Teatino, serve a darci il grandissimo obiettivo di trasformare il centro di San Bauceto in una zona pedonale dove le famiglie possono liberamente far giocare, vivere e godere di quello che il centro di San Bauceto oggi offre, dalla chiesa di San Rocco a quello che sarà il nuovo municipio che dovrà essere costruito nella parte opposta a questa piazza. Grazie Caldarelli. Di Clemente, magari adesso che non ha ricevuto attacchi può anche puntare su qualche elemento in più nel dettaglio del suo programma. Di attacchi ne ho ricevuto e mi fa piacere riceverli, perché so come difendermi con i fatti e non con le chiacchiere. Mi devo riagganciare purtroppo anche alla domanda, cioè alla battuta precedente del dottor Caldarelli, quando parlava di Terna, perché non posso non parlarne. Terna è un serpentone che ci ha tagliati in due, un serpentone che non abbiamo chiesto, un serpentone che abbiamo trovato con un accordo già stipulato tra Terna e Comune, un accordo che era che il Terna passasse a costo zero nel nostro territorio. Noi, ci vorrebbe mezz'ora per spiegarlo, ma dico in quattro parole, siamo riusciti, grazie al nostro impegno, grazie a chi ha creduto in noi, ad avere oltre 3 milioni di euro che abbiamo speso per la cittadinanza, questo come rimborso ambientale. Poi per quanto riguarda i cavi, l'interramento dei cavi che ha accennato il dottore nel passaggio, noi abbiamo avuto non l'interramento, ma la certezza da documenti precisi, scritti ed accordi fatti con Terna, che a presto, parla del 2022, verranno non interrati nello stesso posto, ma dislocati in zona parallela, in zona diversa dal centro abitato, quindi avremo un recupero serio, bello, che veramente sarà una seconda via nel paese su quello che oggi è il tracciato. Piattaforma ecologica, voglio ricordare che io da consigliere provinciale ho portato i 200.000 euro nelle casse per poterla costruire, abbiamo avuto dei ritardi e sfido a provare il contrario, a livello regionale che ci ha bloccato per anni, abbiamo avuto altri ritardi, una volta che abbiamo trovato un terreno purtroppo per colpa nostra non adatto che abbiamo dovuto bonificare, oggi siamo pronti, quasi pronti, veramente è questione di giorni,
per tagliare il nastro, un nastro che sarà veramente una gioia per tutti i cittadini. Per quanto riguarda l'ambiente, il nostro riferimento è uno dei nostri riferimenti, posso dire, dico, che noi siamo stati uno dei primi comuni in Italia, non dico in Europa, ma in Italia sicuramente sì, in grado di installare delle centraline particolari per cercare di identificare, e lo identificheremo, siamo già in un buon percorso, quelle che sono oggi le famose puzze, i famosi odori, le famose materie che prendono la gola. E qua mi scuso ancora con i cittadini che ne stanno purtroppo pagando le spese, ma non è stato per mancanza di volontà, ma per mancanza di tempo, per mancanza di poter recepire macchinari utili. La ferrovia, ne parlerò dopo. Scusate, sì, ma qui chiudiamo, c'è tanto da dire. Certo. Chiudiamo questo giro con Mario Cotruppi. Allora, io vorrei far notare due cose. Sono quello che non riceve attacchi, perché inevitabilmente non hanno nulla da attaccarmi. Sono inevitabilmente il nuovo e quindi non posso ricevere degli attacchi. Mi dispiace per loro, ognuno sicuramente c'ha qualcosa da dire dell'altro, vabbè, ma è così. Che cosa che vorrei rappresentare, proprio un'altra parte del programma, per la che coinvolge tutto il comune di San Giovanni Teatino. Questa parte del programma verrà realizzata nella parte alta di San Giovanni Teatino, dove esistono e insistono alcuni terreni non utilizzati, non coltivati, anche di proprietà del comune, ma anche di proprietà di alcuni privati che magari non li utilizzano ma sono costretti a pagarne le tasse. Noi chiederemo a questi cittadini di darli in gestione ad un'associazione, a un progetto, che costruirà e farà nascere una fattoria ecologica, una fattoria sociale e didattica. Voi immaginate una fattoria del genere con degli animali proprio dedicati anche alla pet therapy, quindi uno spazio dedicato alla disabilità, a tutte le persone che hanno tutta una serie di problemi. In questi spazi ci saranno degli orti condivisi, cioè le associazioni daranno degli spazi coltivabili ai cittadini di buona volontà. I prodotti che verranno fuori da questi orti potranno essere venduti nei mercati a chilometri zero. Oltretutto questo renderà possibile la riduzione del dissesto idrogeologico. Infatti i terreni coltivati non essendo più aridi, assorbono l'acqua, riducendo appunto il dissesto l'acqua delle piogge, riducendo appunto il dissesto idrogeologico. Ci saranno tutta una serie di percorsi che dalla parte bassa si porteranno alla parte alta, saranno percorsi pedonali e ciclabili. Lungo questi percorsi ci saranno delle aree di sosta dove le persone potranno sostare appunto magari fermandosi a leggere un libro o gustare e mangiare quelli che sono i prodotti fatti proprio in quella fattoria. Quindi è un modo diverso per convivere col territorio. Voi immaginate le famiglie della vicina Pescara o della vicina Chieti che portano i loro bambini in fattoria a fare le attività con le persone e con gli animali e con tutto quello che è previsto, e allo stesso tempo i genitori si dedicano a fare una passeggiata a salutare lungo questa strada, a passare una giornata diversa, a creare un turismo diverso in piena sintonia, in armonia con la natura, nel pieno rispetto del territorio. Grazie a Cotruppi. Allora, vi avviso, ultimo giro perché no, insomma... C'è finito. Mi dicono da regia che abbiamo un po' sforato, per cui vi invito in questo ultimo spazio che avete a disposizione di concentrare ancora magari qualcosa che non avete avuto modo di dire, senza repliche contraddittorie. Puntate esclusivamente a quello... Ma facciamo l'invito al voto dopo? Potete anche includerlo in quest'ultimo... Ci proviamo. Iniziamo da Mario Cotruppi. Bene. Siamo, come abbiamo detto, all'ultima parte. Nell'ultima parte volevo parlare dell'amministrazione, cioè anche la gestione della macchina amministrativa avrà un grosso cambiamento. Infatti nei punti chiave dell'amministrazione non metteremo gli ex assessori o non dovremo regalare quel posto a nessuno, ma gente capace, perché una società che gestisce i servizi pubblici, se ha alla guida una persona capace, i servizi costano meno, sono più fruibili e sono migliori. Adesso chiedo ai cittadini una cosa,
ognuno di noi andando a votare avrà la responsabilità di mettere al centro quello che è il proprio progetto, quello che è il proprio obiettivo. Qui non si tratta di dover rendere il favore a qualcuno o di dover considerare un amico. È il comune, è tutto il comune che deve diventare amico della cittadinanza, è tutto il territorio che deve diventare amica della cittadinanza. Qui si tratta di costruire quello che è la nostra proposta, un progetto unitario per tutti i cittadini, a prescindere da chi uno abbia votato o non votato. Se tutti quanti riuscissimo a seguire questo progetto unitario, automaticamente diventeremmo di nuovo comunità, perché lavoreremmo tutti quanti verso un unico obiettivo. E l'obiettivo è la nostra città, l'obiettivo è il nostro territorio, l'obiettivo è riprenderci e riportare a tutti, perché non io, tutti, è proprio la sintesi di quello che è il nostro programma elettorale. Anch'io vi invito a leggerlo, lo abbiamo sintetizzato, a leggerlo e a pensare come potrà essere, immaginare anche voi come potrà essere la nuova San Giovanni Teatino con il solo vostro impegno di mettere la vostra croce e la vostra preferenza sul Movimento 5 Stelle. Vi ringrazio e ci vedremo per strada. Grazie. Giorgio Di Clemente, si parlava della ferrovia, il vecchio progetto di cui si è anche dibattuto negli anni scorsi, quello che un po' tagliava in due il centro di San Giovanni Teatino. Ecco, dalla ferrovia gli ultimi aspetti riguardo al vostro programma. Mi dispiace, ripeto, che il tempo purtroppo è finito. Iniziamo dalle ferrovie, ma non posso dedicarci a quello che vorrei. Noi abbiamo iniziato la nostra battaglia contro le ferrovie dello Stato, siamo riusciti a portare al tavolo delle istituzioni, dal dirigente nazionale a quello che era possibile portare, dai politici agli ingegneri, per cercare di colloquiare con loro e modificare quello che era e che è il loro intento, quello di creare un tunnel nel centro città, cosa che sinceramente ho già detto in Consiglio Comunale precedente, non avverrà fin quando avrò le forze di mettermi davanti anche all'eventuale scavatore. Noi nel nostro piano regolatore abbiamo messo un interramento della ferrovia dello Stato, del tratto ferroviario, appunto per avere una carta in più per cercare di bloccarlo. Abbiamo anche fatto proposte che sono in vaglio per quanto riguarda l'ente, mi auguro che vengano ascoltate, che vengano recepite, perché è molto importante non tagliare il paese in due. Noi nel sociale stiamo puntando molto, in primis in quello che oggi è una parola ma che racchiude tanto, l'inclusione. Cioè oggi noi possiamo parlare di questo per ore intere, perché oggi avere un'uguaglianza tra quello che sono le varie personalità, i vari casi, i vari stati, diciamo, della persona, sarebbe veramente bello, sarà bello parlarne con voi cittadini nelle piazze come stiamo facendo, ma per noi siamo tutti uguali e lo resteremo. Unire il territorio con infrastrutture, noi cercheremo in tutti i modi di collegare il territorio, come dicevo prima, come è stato detto, non da me, ma la confermo, la volontà che verrà fatto il tunnel sotto l'asse attrezzato per collegare le VAS, preciso, anche se amo il territorio tutto e ne sono orgoglioso, sono nativo delle VAS, quindi mi immedesimo in quei ragazzi e non che quando devono arrivare al centro devono purtroppo fare il segno della croce, perché passare su un ponte purtroppo oggi non adatto alla sicurezza o fare un lungo giro per poter arrivare al centro città è veramente difficoltoso. San Giovanni Alta, abbiamo tante idee su San Giovanni Alta, non quelle del teatro su un terreno purtroppo non adatto, che se ci mettiamo una pianta di ulivo sprofonderebbe, questo invito il collega a informarsi bene, penso che forse lo farà. Il progetto l'ho fatto io, l'ho preciso, il progetto è stato incaricato, non faccio perdere tempo, ne parleremo nelle piazze. Il comune di San Giovanni Teatino avrà una trasformazione generale, ripeto, continuando il percorso che abbiamo già iniziato, quello di creare il collegamento tra le varie contrade, che conosco bene, forse più di qualsiasi altro. Il tempo è finito, vi dico, votate Giorgio Di Clemente sindaco, Giorgio sindaco, e non ve ne prenderete. Dico la regia, avremo un minuto per l'invito al voto, quindi va benissimo. Scusa. Allora approfitto per... Ci hanno concesso... Quindi questa... dicevo... Aspetta Giorgio, aspetta. Verino purtroppo. Caldarelli. Sento dire delle cose che ci fanno sorridere, sì, noi sorride, non vogliamo disturbare quando interviene, ma vorrei sentire il rappresentante di questa
vecchia e speriamo finita amministrazione, dire tutto e agire per fare il contrario di tutto lascia interdetti, ho usato un'espressione prima orgogliosamente, io me la volevo tenere per me, ma io credo che una bella sintesi di questa loro azione, di questo loro parlare, di questo loro promettere, promettere ai cittadini altri 5 anni come i 10 appena passati, ci sarebbe una parola semplice che potrebbe spiegare il tutto, qualunque mente, certo la qualunque sarebbe un idolo rispetto a questi signori, perché dimenticano quello che hanno fatto quando le opposizioni hanno cercato disperatamente di non far cedere le reti all'ACA in una situazione prefallimentare, addirittura lamentano la mancanza di soldi, hanno tirato fuori 1.200.000 euro al posto dell'ACA, ripeto, in situazione prefallimentare, per rendere possibile questo passaggio, erano i soldi che dovevano essere dati al vecchio gestore perché lasciasse quell'incarico. Sentire queste cose veramente rende interdetti, ma credo che i cittadini queste cose le abbiano capite, credo che i cittadini sapranno quello che dovranno fare, non è più tempo di usare ventriloqui per parlare, non è più tempo di spiegare ai giovani che la laurea non serve, non è più tempo di lanciare messaggi tipo la necessità di un amico in comune, il comune deve essere autonomo, deve essere un'istituzione, deve dare servizi a prescindere che ci sia Mario, Giorgio, Verino o Efrem. Questo significa civiltà, questo significa il diritto dei cittadini di avere servizi, ma di averli nel rispetto dovuto della loro dignità. Tutte cose che in questi 10 anni si sono persi e che hanno determinato, e qui rispondo anche all'interrogativo che si pone Efrem, perché ha ragione Efrem quando dice ma ancora Verino Caldarelli in mezzo ai piedi, ha ragione, ma dovrebbe umilmente darsi una risposta chiedendo ai cittadini il perché ancora Verino Caldarelli. Martelli. Allora, io devo assolutamente parlare di un argomento che non è stato trattato da nessun altro programma. Ci tengo in maniera particolare perché l'ha proposto un mio candidato consigliere, Antonino Di Nicola, che è il dopo di noi. Il dopo di noi è una struttura per chi ha persone che purtroppo hanno degli handicap pesanti e non si sa che fine faranno nel momento in cui verranno a mancare i genitori. Quindi noi la legge 116, la legge 112 del 2016 la porteremo avanti a San Giovanni di Latino perché è giusto tendere la mano ai più deboli, a chi sta dietro di noi e non chi sta avanti. A proposito, questa amministrazione è riuscita a fare un altro record, 2 case popolari. 10 anni non sono riuscita ad assegnare, stanno ancora lì e ci sono persone che mi chiamano tutti i giorni perché non hanno una casa e quelle case sono chiuse. È una vergogna, è incredibile e sappiamo anche il motivo perché non sono state assegnate, ma ne parliamo un'altra volta. Noi ci dedicheremo tantissimo al sociale, tendere la mano significa fare associazionismo, preoccuparsi degli anziani perché gli anziani sono la memoria storica del nostro paese. Ecco perché abbiamo puntato sul bocciodromo. Il bocciodromo deve essere un luogo dove i giovani e gli anziani si confrontano, si raccontano, perché solo conoscendo il proprio passato si può avere un futuro migliore. Noi ci puntiamo tantissimo. Io prima di chiudere vorrei parlarvi di una canzone di David Bowie del 1972, Life on Mars, che racconta di una bambina che si è stufata di vivere sulla Terra, perché non gli piacciono i valori, perché non gli piace come si trovano. Bene, l'impegno che noi assumiamo come Ama e Vivi la tua città è convincere quella bambina a rimanere a San Giovanni di Latino, che dovrà tornare ad essere una terra di opportunità, una terra ottimistica, una terra che è a disposizione del futuro della nostra società, ossia i nostri figli. A proposito, e chiudo, avete visto in giro i cartelloni che ho scelto di fare per questa campagna elettorale. A differenza degli altri, non c'è il candidato sindaco in primo piano. Il candidato sindaco si è messo di fianco, è sfocato. Protagonista della campagna elettorale sono i nostri figli,
sono le future generazioni. È per questo che tanti uomini e donne, tanti professionisti, tante persone di cuore sono scese in campo per cambiare finalmente la politica a San Giovanni Teatino. Credo che dopo 46 anni possano tornare tranquillamente a casa a godersi la pensione. Grazie Martelli. Allora, un minuto a testa per l'invito a voto, cominciando da Giorgio Di Clemente. Purtroppo il tempo è scaduto, avevo tante altre cose da dire, ma ripeto, seguiteci in piazza perché saremo pronti a spiegare quello che oggi non siamo riusciti a dirvi. Vi dico, questa è la squadra, la città che sorride è quella che vogliamo. Questi ragazzi, uomini e donne, che hanno veramente voglia di fare, dimostreranno quello che saranno capaci di fare. Votare Giorgio Sindaco vuol dire avere Giorgio tra i piedi, ma penso in modo positivo. Sono orgoglioso, e lo ripeto, di dire sono uno come voi, sono uno di voi, un amico in comune. Il amico in comune è che è stato mal interpretato perché non hanno niente da dire su Giorgio Di Clemente, non hanno niente da dire sulla mia persona, quindi vanno attaccandosi alle battute. Orgogliosamente, ripeto, sono uno di voi, sarò con voi in qualsiasi momento, nei 5 anni e anche a seguire. Grazie. L'invito al voto di Efraim Martelli. Io riparto da Giorgio, riparto dall'amico in comune. Noi riteniamo che non c'è bisogno di avere un amico in comune, ma non abbiamo bisogno di un amico in comune, ma di avere un comune amico, dove c'è competenza, trasparenza, efficienza, cultura, ma soprattutto sensibilità, cuore. Questo abbiamo bisogno di noi. Come non abbiamo bisogno di tornare al futuro, perché il futuro si costruisce, si rimane in consiglio comunale, si fanno le interrogazioni, si fanno le mozioni, si fanno 117 video, si parla tutti i giorni con i cittadini e dopodiché ti riproponi, altrimenti il futuro non lo puoi costruire perché non hai partecipato alla costruzione di questo futuro. Quindi proprio per questo il nostro slogan è domani è già qui e siamo noi, siamo l'opposizione che si è unita insieme a tutta una serie di persone che vogliono restituire tutto quanto gli ha dato San Giovanni Teatino. E per questo io vi invito il 3 e 4 ottobre a votare Ama e Vivi la tua città, a votare Efraim Martelli Sindaco. Grazie. L'invito al voto di Mario Cutrupi. Io voglio invitarvi al voto spiegandovi uno dei nuovi servizi che metteremo alla cittadinanza, il post scuola ludico sportivo. Fino ad ora vi ho spiegato come tutti i servizi, tutto quello che ci sarà in comune verrà messo a sistema e lavorerà tutto uno con l'altro. Immaginate i vostri ragazzi, i nostri ragazzi, che a scuola, una volta finita la scuola, mangeranno a mensa. Dopodiché andranno a fare i compiti nel post scuola, poi con i bussini, i nuovi bussini elettrici, li porteremo a fare lo sport nelle attività, nelle strutture sportive, oppure a vivere una giornata nella fattoria didattica, oppure fare attività dentro l'auditorium, dentro al teatro con le associazioni teatrali, perché tutti, ripeto, non io, tutti, lavoreremo per quello che è il progetto e per quello che sarà la nuova San Giovanni Teatino. Una San Giovanni Teatino che seguirà tutto un unico progetto, che sarà coinvolta in tutte le sue fasi e in tutti i suoi aspetti e che quindi, ripeto, ridiventando comunità diventerà forte e pronta ad affrontare ogni tipo di problema, senza sfruttare nessuno, senza cercare di trovare meccanismi e filosofismi per risolvere chissà quali problemi. Noi abbiamo fatto un programma semplice, realizzabile e da votare. Grazie. Grazie Mario Cutrupi, l'invito al voto di Verino Caldarelli. Ma il mio invito al voto è un po' la sintesi di tutto quello che abbiamo detto. C'è stato un invito da parte della popolazione ad agire in un certo modo, pensiamo di averlo fatto, di aver rispettato pienamente quelli che erano i loro desideri, lo abbiamo fatto raccogliendo e tirando fuori da quella che è la comunità, la società civile, un gruppo di persone che sono a dir poco fantastiche. Mi piacerebbe leggerne solamente il profilo emozionale di una, di cui non faccio il nome. Io guardo con gli occhi dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, agisco con le loro mani e ascolto con il loro cuore. Aiutarli a crescere e ad amare lo studio è il senso più profondo della mia vita ed è ciò che vorrei donare la mia comunità. L'intenzione di Antonella e l'intenzione di tutta la lista Una Nuova Mossa, la lista Una Nuova Mossa che ha fatto capire cosa vuol fare e con chi lo vuol fare,
siamo certi di aver realizzato un progetto bellissimo, perché questo quadro bellissimo possa diventare meraviglioso, ci manca un ritocco, ed è quel ritocco che i cittadini di San Giovanni Teatino sapranno dare il 3 e il 4 ottobre. Grazie sin d'ora. Grazie, ringraziamo allora e li ricordiamo i candidati a sindaco al Comune di San Giovanni Teatino, Verino Caldarelli per la lista Una Nuova Mossa, Mario Cutrupi per il Movimento 5 Stelle, Efrem Martelli per la lista Ama e Vivi la Tua Città e Giorgio Di Clemente per la lista Giorgio Sindaco. In bocca al lupo a tutti voi, una buona serata invece a voi che ci avete seguito da casa e vi rimando ai prossimi appuntamenti elettorali. Arrivederci.